La Juventus riparte dal lato di Lehmann, che però non riesce a superare la marcatura di Sandvej. E intanto è rimasta a terra Dolorante. Messa giù di nuovo la Lehmann, ci sarà comunque solo rimessa laterale. Pallone verso Girelli. Poi inserisce molto bene per Bennison, che va alla conclusione. Prende il palo dopo la deviazione provvidenziale. Tomà scende lungo la fascia con Lehmann. Tomà allontana il pallone dal lato di... Siamo dietro da Kühlberg, che torna proprio dalla francese, prova a giocare corto con Lehmann. Poi Giordano prova a giocare con le compagne più avanzate. Banusic ora schermato bene dal Napoli, che però non riesce a uscire. Pallone allargato da Lehmann, che mette il cross, arriva di testa Girelli, mette alto sul fondo. E dopo da cercarla in area di rigore, non trovata però la numero 10. Juve che si riallarga di nuovo dal lato di Tomà. Lehmann adesso, Bennison evita con classe la marcatura di Giordano, ha provato Moretti a servire nuovamente l'ex Inter, adesso Bellucci a lottare il pallone con Lehmann, che poi commette fallo e chiede spiegazioni all'arbitro, ma è arrivato il calcio di punizione per il Napoli quando siamo... Lancio lungo a cercare Moretti, niente da fare. Juventus con Ansea, può... entra di nuovo in area, appoggia da Krumbigel, il pallone dentro, Tomà! Adesso il compito affidato a Schatzer, che poi temporeggia un po' troppo in questa circostanza. Si lascia rimontare da Di Giammarino, che però perde pallone, non c'è fallo su di lei. Punto di battuta. Le due ragazze in mediana per la formazione bianconera. Di Jelcic non arriva, Tomà riesce ad evitare anche la marcatura. L'ha sbloccata, ecco la giocata di una singola che ha procurato poi il penalty. A servire invece Bonansea, che intercetta il pallone. Lehmann mette il... Jelcic non riesce ad arrivare sul pallone prima dell'avversaria. Di Giammarino vuole mettere... Di Marino senza fallo sull'avversaria. Juventus però ancora in possesso. Lehmann arriva su di lei, Moretti. L'appoggio da Tomà, che mette il pallone al centro. Krumbigel deve fare il lavoro più semplice del mondo. Spingerla dentro. A porta praticamente sguarnita, perché arriva stavolta in ritardo la Beretta. Su questo pallone teso al centro, e Krumbigel mette dentro il pallone del 2-0 quando siamo al minuto 44 di gioco. E devono fare qualcosa di più nell'arco di questa ripresa contro la Juventus, che si è schierata con il 3-4-3 con la canadese Prull quest'oggi titolare in porta. Il terzuzzo, il pallone però è giocato corto. Volando Cascarino riesce ad andare da Krumbigel, che evita due avversari con un solo controllo, poi prova a lanciare Lehmann, forse in posizione di offside, la bandierina per ora non si alza, raggiunge il pallone, è tutto buono. Lehmann ha tentato il taglio per Bonansea, che arrivava, due avversari su di lui, alla meglio su di lei. E qui prova a giocare la Juventus vicino alla bandierina. Guadagna anche il corner alla formazione di Canzi. Non riesce ad andare con calma da Giordano. Juve dal lato di Tomà, liberissima. Serve Lehmann. Può andarsene Alicia Lehmann. Vince un rimpallo. Napoli in qualche modo prova a girarsi, a continuare la manovra dal lato opposto, dove scattava Lehmann in posizione regolare, ottima la scivolata da parte alle mani della svedese Kühlberg verso Lehmann, poi si porta il pallone fuori e vorrebbe il fallo. Alicia Lehmann per la Juventus, dovrebbe essere addirittura triplo il cambio. Seguiamo prima l'azione con la grandissima discesa da parte di Schatzer, arriva il primo cartellino giallo del match affidato alla capitana. Esce anche Barbara Bo- lo scacchiere di Canzi,
lei ha procurato con quella grandissima incursione.